Ciao e benvenuti nuovamente in un mio video. Oggi sfogliamo insieme boutique, la mia boutique di luglio 2020. Già in copertina vediamo questo bellissimo abito meraviglioso che mi piacerebbe tantissimo rifare, ma andiamo subito a sfogliarlo insieme. La blusa è la numero 1, taglia 40-46. È stata realizzata in misto seta perlato, la parte interiore e le maniche sono tagliate in sbieco, mentre il corpino superiore è aderente con profonda scollatura arrotondata alle spalle. Ecco, vedete, è una scollatura bella ampia ed è un modello che mi piace da morire, bellissimo, veramente meraviglioso. Mi piace molto anche senza questa banda nel davanti, che poi è una cintura che fa parte dei pantaloni, quindi che possiamo mettere o meno. Infatti qua la vediamo senza, è veramente bellissima, mi piacerebbe tantissimo realizzarla, avendo il tempo la vorrei realizzare. E questi sono pantaloni che a me piacciono tantissimo perché sono il numero 02, prima di tutto le taglie vanno dalla 40 alla 46 e sono il modello Capri, che io ho sempre indossato perché mi sono sempre piaciuti, e sono stati realizzati in rasatello di cotone elasticizzato a fantasia di fiori. Anche i fiori, voi sapete, se mi conoscete e mi seguite da un po', sapete che sono tra i motivi di stoffe che più mi piacciono. La blusa ha una difficoltà di 3 stelline su 5, mentre i pantaloni di 2 stelline su 5. Abito meraviglioso, a me è piaciuto veramente tantissimo, è un abito per esperte. Qua vediamo il figurino ed è il numero 03, le taglie vanno dalla 38 alla 44, con corpino aderente e gonna svasata con punto vita accentuato da un inserto in maglia a rete davanti e dietro, tutto realizzato in pizzo macramè con smerli riportati allo scollo, alle spalle, in vita e al fondo dell'abito. Qua lo vediamo nella parte del dietro, la difficoltà è a 3 stelline su 5. La blusa è la numero 04, taglia 42-48, in garza di cotone e pizzo elasticizzato con inserti di passamaneria con greca centrale e romantici volant allo scollo e al fondo manica. Nel dietro, elastico inserito nel taglio che separa il corpino dalla parte inferiore. L'alto bordo di pizzo a rete con smerlatura al fondo nella parte davanti. Si indossa con le spalle scoperte. Guardate, io non ho parole, veramente mi piace da matti. Questo modello con le spalle scoperte starà soprattutto bene a chi ha le spalle non troppo ampie, quindi le spalle strette. Altra blusa molto 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 bellina, veramente mi piace troppo, la vediamo nel figurino qui, è la numero 05, la blusa va dalla 42 alla 48, realizzata in raso elasticizzato a fantasia di fiori con maniche corte a volant girato a spirale e finta apertura centrale bloccata nel davanti, corta alla vita con uno scollo a V nel davanti e lacci da annodare al centro. Senza apertura si indossa dalla nuca, quindi è facile da realizzare. È a 2 stelline su 5 di difficoltà. Qua la vediamo in completo. Io non adoro tanto i completi tutti uguali, mi piace indossarli separatamente, ma i pantaloni devo dire che sono spettacolari. Primo perché adoro i pantaloni palazzo, poi questi sono anche con un po' anni 70, ricordano, perché hanno questa parte, diciamo, inferiore del pantalone svasata. Il pantalone è il numero 06, taglia 42-44, ampio, senza cucitura sul fianco, quindi sul fianco non abbiamo cucitura, è tagliato in sbieco, realizzato in raso elasticizzato, ha la cintura con elastico inserito alla vita, quindi il top della comodità. E arriviamo all'abito di punta di questo numero, che è per esperte ed è il long dress, che è il numero 07, e le taglie vanno dalla 40 alla 46, raffinato quasi da principessa, realizzato in georgette a fantasia floreale con micro ricami.
La trasparenza del tessuto è smorzata dagli ampi volumi e dalle arricciature presenti in vita e nel motivo a culisse sulla spalla davanti e prosegue con lacci da annodare quindi alla nuca a piacere nella cintura di guarnizione da indossare sopra la vita, quindi possiamo inserirla o meno la cintura ed eventualmente la possiamo utilizzare anche in altri abiti se ci piace, quindi realizzarla indipendentemente dall'abito. Un'ampia gonna a ruota con spicchi inseriti nei fianchi e lieve asimmetria nel fondo dietro, più lungo rispetto al davanti. Elastico inserito nel taglio della vita, senza apertura, si indossa dalla nuca. Altro abito veramente molto carino, anche questo mi piacerebbe tantissimo realizzarlo, è il numero 08, che è l'abito che va dalla 40 alla 46, realizzato in satin e tagliato in sbieco, con corpino incrociato davanti e dietro e gonna tre quarti di ruota. Ha un bordo a fiocco da annodare alle spalle. Elastico inserito nel punto vita, senza apertura, si indossa dalla nuca. L'abito ha tre stelline di difficoltà. Questa tutina è la numero 09, taglia 40-46, assolutamente adatta per le più giovani, quindi fresca e veramente estiva. E è stata realizzata in candido jersey elasticizzato, senza apertura, ha un bordo allo scollo teso, mentre un elastico arriccia leggermente i fianchi del corpino. Nel davanti tasche con taglio jeans ed elastico inserito alla vita. E il numero 9 ha tre stelline di difficoltà. Numero 10, long dress, taglia 42-48, chemisier realizzato in sangallo con cimose smerlate, corpino davanti e dietro con tagli a bretella e volant, arricciati, inseriti nei tagli, taglio in vita e gonna mezza ruota con cucitura centrale dietro, apertura centrale davanti con bottoni automatici trasparenti nascosti alla balza arricciata al fondo. È un abito sempre molto fresco e originale. Guardate la parte di dietro, veramente fantastica, la vediamo anche qua nel figurino. È il numero 11, abito va dalla 42 alla 48. Il bustier è realizzato in cadì e in tinta unita, tutto doppiato con bretelle e chiusura lampo nel centro dietro. La gonna è svasata al fondo con leggera asimmetria, più lunga dietro e più corta nel davanti, e si unisce al bustier solo nella parte centrale davanti e prosegue con due lacci sagomati nel dietro da annodare a piacere. La gonna è realizzata in crepe fantasia di fiori fiolo floreale a tinte accese. La difficoltà è a tre stelline. La tunica, a me le tuniche piacciono molto, ma mi stanno malissimo, purtroppo mi stanno malissimo per il fisico che ho, però mi piacciono molto e poi è molto originale e carina questa tunica, che è la numero 12, taglia 40-46, dalla linea morbida a T, realizzata davanti e dietro con lo stesso modello e con tessuti a contrasto. Senza apertura, si indossa dalla nuca, la difficoltà è a due stelline. Moderno e giovane, e questo tubino, diciamo con questa rivisitazione di questi volant nei fianchi, è veramente stupendo. A me piacciono molto questi tubini, ne ho fatti tantissimi nella mia vita, li ho fatti anche sfilare nelle mie sfilate di moda, che è per esperte, perché ha tutto il motivo, diciamo, di volant che è abbastanza complicato, quindi non adatto a chi si sta affacciando al mondo del cucito in questo momento. E il numero 13, l'abito va dalla 40 alla 46, dalla linea a bustier con fianchini davanti e dietro e volant inseriti appunto nei fianchi, ne scollo leggermente a cuore. La difficoltà è di 5 stelline. Abito numero 14, taglia 38-44, realizzato in tessuto operato fantasia di righe orizzontali, corpino a bustier con fianchini davanti che proseguono a formare le spalline, mentre il dietro è caratterizzato da una profonda scollatura, punto vita appena salito e gonna montata con sfondi piega, apertura lampo nel fianco sinistro. Veramente molto carino, anche questo abito mi piace tanto, mi piacerebbe molto realizzarlo. Per la mia fisicità lo farei leggermente più lungo, però
è veramente perfetto. Mi piacciono molto questi tagli che rimangono squadrati sia nella parte davanti che nella parte di dietro. Abbiamo anche questo mese la scuola di boutique, che è la numero 18, il capitolo 18. Le state conservando? Io li ho tutti conservati. Ed è l'elastica a bordo di maglia, quindi molto utile come lezione. Moda estiva. Guardate un po' cosa ci propone la mia boutique. Ci propone il copricostume taglia 42-48, super originale, troppo bellino, che sembra una giacca Chanel, dalla linea spolverino appunto, realizzato in organza turchese e girocollo senza abbottonatura, del numero 15 e ha due stelline di difficoltà, quindi facili anche i pantaloni li vediamo qua nel figurino, sono il numero 16, taglia 42-48, il modello capri, realizzati in cotone, cintura rimessa in vita con elastico inserito solo nella parte di dietro e lampo nel fianco sinistro. Bikini, guardate un po', abbiamo bikini per tutti i gusti. Questo è spettacolare. È un costume intero, il numero 18, taglia 38-44, in licra fluorescente a stampa rettile. Due fasce arricciate formano le coppe per il seno, che proseguendo formano dei lacci da annodare dietro alla nuca. Lo slip è alto sui fianchi, sgambato, con elastico inserito nel taglio della vita. Ha due stelline di difficoltà. Mentre il costume che vediamo qui è un bikini, numero 17, taglia 42-48, è stato realizzato in licra elasticizzata nelle calde tonalità del mare. La parte superiore è tagliata al centro della coppa esterna, mentre quella interna è intera e con imbottitura per il seno. I lacci del torace e quelli delle spalline si intrecciano tra loro nelle tre tonalità e si allacciano sul dietro. Lo slip è ridotto e sgambato con inserti intrecciati ai fianchi. La difficoltà è 2 stelline. Altro bikini è il numero 19. Va dalla taglia 40-46, è stato realizzato in maglia elasticizzata laminata color petrolio. Il reggiseno davanti è formato da una fascia con pieghe centrali e laterali, mentre dietro due bordi con elastico inserito lo completano. Slip con inserti tinta unita, contrasto nei fianchi. Qui abbiamo il top a fascia più manicotti, che sono vanno dalla 40 alla 46, sono stati realizzati in georgette increspata rosso corallo. Il corpino davanti si realizza montando tante pieghe, invertendo il loro orientamento verso il basso o verso l'alto. Gli short sono il numero 21, taglia 40-46, a vita alta, cotone cinzato a fantasia con i cuori, bellissimo il cotone, veramente complimenti, senza cucitura nei fianchi e culisse in vita con elastico inserito nel dietro e nel davanti laterale. Il bikini ha una difficoltà di 2 stelline, il completo 2 stelline e gli short lo stesso di 2 stelline. Altro completo super giovane è il numero 22, realizzato con crop top e pantaloncino tirolese e poi oppure con la minigonna. Abbiamo veramente un completo troppo troppo carino, adattissimo alle giovanissime magrissime. Il numero 22, il crop top, va dalla taglia 38-44, è stato realizzato in tessuto check elasticizzato con inserti in passamaneria tirolese e bordo sportivo rigato ai fianchi, apertura centrale davanti e bustino con asol e bordo rigato inserito con motivo incrociato o diagonale a piacere. Il pantaloncino tirolese va dalla 38 alla 44, è a vita alta con elastico inserito nei bordi di rifinitura e apertura a lampo nel fianco sinistro, al fianchino davanti e dietro e dei bordi di passamaneria tirolese come guarnizione del davanti e del fondo. Tutte e due sono una cucitura facile. Abbiamo 2 stelline di difficoltà. 34, la minigonna va dalla 38 alla 44, leggermente svasata ai fianchi, asimmetrica nel davanti con motivo diagonale a pieghe, di pieghe e asole, dove viene inserito in sequenza un bordo rigato fisso e bloccato al fondo che crea un motivo di incrocio. Cintura rimessa in vita e apertura lampo nel centro dietro. Difficoltà 2 stelline.
crop top è il numero 25, taglia 38-44, tutto doppiato e realizzato in chiffon giallo mimosa. Corpino davanti, con pence e corti lacci da nodare al centro, volant a pieghe al fondo, dietro e davanti. La difficoltà è a 2 stelline. Il 26, bikini, taglia 38-44. Va dalla 38 alla 44, realizzato in licra a fantasia astratta, colori flow. Il bikini ha 2 stelline di difficoltà. Tutina. Mi ricorda tanto le tutine di Chanel, quindi mi piace tantissimo, anche se io le tutine, come ben sapete, ormai ve lo dico ogni volta, quando vedo una tutina non le uso, però sono veramente molto, è molto molto carina questa. La numero 27, la taglia vanno dalla 38 alla 44, dalla linea aderente, corta in tessuto Chanel, di misto lino. Apertura con lampo centrale davanti e scollo arrotondato con bordo rimesso a carré da sfrangiare sul lato interno e al fondo. La minigonna taglia 38-44 a portafoglio, leggermente svasata al fondo con tasca applicata e paletta abbottonata sulla parte destra. La minigonna ha 2 stelline di difficoltà e anche la tuta ha 2 stelline di difficoltà. Copri costume. Ma che bellino, mi piace moltissimo, a parte come è stato realizzato, che è abbastanza semplice da realizzare, ma anche il tessuto mi piace moltissimo, è il numero 29, la taglia va dalla 42 alla 48, realizzato in crepe a fantasia floreale, con apertura al centro manica, trattenuta da un nastrino di organza intrecciato e annodato al fondo della manica a kimono, che termina a gomito. La difficoltà è a 2 stelline. Per esperte abbiamo la canotta reversibile e soprattutto la gonna che va dalla taglia 40-46 e la numero 31, asimmetrica da indossare a spirale, realizzata in crepe de chine e a fantasia etnica. In vita una bassa cintura chiusa con bottone automatico nascosto sul fianco destro e con gancio metallico nella parte sottostante al centro del davanti. La canotta è la numero 30, reversibile, tagliata dalla 40 alla 46 in georgette color geranio, doppiata e reversibile nella georgette a contrasto turchese. Profondo scollo davanti e dietro, che termina nella parte alta ai lati del collo con culisse per inserire il laccio sagomato dello scollo. La difficoltà è 2 stelline. 32 crop top taglia che va dalla 38 alla 44, realizzata in crepa fantasia di taglie di foglie e fiori, corto sopra la vita con taglio raglan e arricciatura allo scollo. Maniche tagliate in spieco e arricciate al fondo. La difficoltà è di 2 stelline, mentre la gonna è la numero 38, taglia che va dalla 38 alla 44, dalla linea a palloncino, realizzato in taffetà fucsia con pieghe rivolte verso il fianco destro e trattenute con arricciatura al fondo della fodera interna. La difficoltà è 2 stelline. La numero 34, che vediamo qui, va dalla taglia 48-54, classica con manica corta, realizzata in cotone elasticizzato Vichy, con collo e solino chiusi al centro davanti, con asola e bottone. La camicia è a 2 stelline di difficoltà. La gonna è la numero 35, taglia 48-54, modello jeans, realizzata in denim elasticizzato, con apertura centrale davanti, con lampo e patta e tasche con fianchino. La difficoltà è a 3 stelline. Giacchina e pantalone, quindi un bellissimo completo. Qua abbiamo invece sempre una giacchina, un altro modello con una gonna asimmetrica. La giacchina è la numero 36, taglia dalla 46 alla 52, classica con fianchino davanti e dietro e scollo arrotondato davanti, con apertura centrale chiusa con occhielli profilati a contrasto, come per lo scollo e il fondo delle maniche corte a giro in 2 pezzi. Pantalone è il numero 37, taglia dalla 46 alle 52, classico dalla linea vintage, realizzato in tessuto operato con pieghine davanti e pence dietro. Il pantalone ha 3 stelline di difficoltà, la giacca ha 3 stelline di difficoltà, mentre questa giacca è la numero 38, una giacchina taglia dalla 46 alla 52 in crepe de chine tinta unita, con maniche corte realizzate nello stesso tessuto con ricamo a pois bianchi, linea classica con fianchino davanti e dietro, scollo a V e apertura al centro davanti chiusa con 2 asole e relativi bottoni. La difficoltà ha 3 stelline di difficoltà. La gonna
E per esperte è la numero 39, la taglia va dalla 46 alla 52, tutta doppiata realizzata in georgette tinta unita, asimmetrica con taglio obliquo e apertura sovrapposta nella parte inferiore del davanti e del dietro, e svasata al fondo. La difficoltà è 4 stelline. L'abito, mi piace da morire questo abito, mi piacerebbe farlo per mia madre, il numero 40, va dalla 46 alla 52, realizzato in maglina elasticizzata fantasia zebrata, asimmetrico con taglio obliquo e balsa rimessa con piega al fondo davanti e dietro, pensa al seno e scollo sagomato nel davanti, manica corta, senza apertura, si indossa dalla nuca. La difficoltà è a 3 stelline. Abbiamo terminato di sfogliare la mia boutique di luglio 2020. Voi l'avete comprata, io sono un po' in ritardo nello sfogliarlo insieme a voi. Spero di avervi tenuto comunque compagnia e a sfogliarlo insieme a voi, a fare le mie considerazioni che faccio ogni volta. Spero di esservi comunque, è stata anche utile. Fatemi sapere quali sono i modelli che vi sono piaciuti di più. Io vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un bel like e a cliccare sulla campanella e a condividere i miei video nei vostri social per aiutarmi a farmi conoscere, a far conoscere il canale. Vi mando un grande bacio, Asibiri, quindi buon cucito, sartoriale, creativo, ma soprattutto terapeutico. Ciao!